Buonasera signora, sono padre Gigino, il nuovo parroco della parrocchia di qui di Calvi Risorta. Ah. Come sta? È tanto piacere, ma io non vi conosco, non lo so chi siete. Ma io nemmeno a voi, signora bella. Che volete? Che volete? No, niente, sto semplicemente chiamando gli abitanti di Calvi Risorta per avvisare che il parroco della parrocchia di San Nicola non c'è più e che ci sono io. Ah. Vabbè, lei doveva sentire la messa, signora bella. Io ce l'ho a 20 metri dal chiesa, la cattedrale di Calvetteano. Ah, lei va a San Nicandro? No. San Casto. Ah, San Casto. Ah, la faccia abbiamo, del caso. Abbiamo Don Antonio Santillo. Don Antonio Santillo. Ma lei che sta dicendo? Ma veramente c'è Don Antonio? Sì, sì. Ma io lo conosco benissimo. E se lo volete venire adesso a salutare? Ma sì. Proprio arrivato in chiesa adesso, questo momento. Adesso proprio? Sì, sì. Ma tu guarda il suo vicino e pezza in fosa. Io vengo dall'Emilia Romagna, signora, da Cesenatico. Sì, ma lo conosco bene, abbiamo fatto il seminario insieme. Mi fa piacere. Viva! Tutti in coro con me. Viva Don Antonio. Venitela a salutare. Don Antonio. Ma lei ha bevuto? Signora, no, non ho bevuto. È che sono talmente felice. Ho qui i ragazzi del coro. Li senta come son bravi. Sì. Se lo volete venire a salutare, sì, adesso è in chiesa. Ma lei è la perpetua, signora, lei è la perpetua. Diciamo di sì, la sacrestana, no? No, è certo. Cioè lei si occupa di tutte le cose della parrocchia. Dio la benedica, la benedica. Che lei fa voi un'attività fantastica, signora bella. Lei ha messo, come dire, il suo sapere e il suo tempo a servizio della comunità. Sì, abbastanza. Brava, preghiamo insieme e diciamo, preghi con me per Don Antonio, preghiamo. Va bene. Vuole pregare un po' con me? Io già sto pregando in casa, non vi preoccupate. Non mi vuole fare un po' di compagnia? Per il momento viva, no. Viva Don Antonio, viva, tutti insieme a me ragazzi, cantiamo per Don Antonio che è lì alla chiesa di San Casto. Viva, Don Antonio. Pregate. Preghiamo insieme, diciamo. Diciamo, ascoltaci, oh Signore. Per il nostro carissimo Don Antonio, che stia sempre bene, che segua la parrocchia per tanti anni ancora. Ripeta con me. Sentite, ma io non posso stare all'invito a ascoltarlo per voi. E assietta. Non mi faccio assettare, mi fanno male alla gamba. Ma allora se non puoi stare né in piedi né seduta, come devi stare? Viva Don Antonio. Chiama qualcun altro. Pronto? Buonasera signora, sono padre Gigino, padre Luigi Siniscalchi, il nuovo parroco di San Nicola, la parrocchia di San Nicola qui in Calvi Risorta, in piazza Umberto. Giuli? Come sta? La parrocchia di Giuli. Di Giuli, come sta signora? Come sto? Come vogliamo stare? Adesso gli anni ci sono. Sì. Quanto solitudine soprattutto. Ma è quella è la cosa più brutta, signora. Quella è la cosa più brutta. Ma perché non hai figli che si prendono cura di lei? Sì. Vogliono, figli se no. E vengono a trovarla o la lasciano su? No, vengono. No, io parlo della solitudine di coppia, di mio marito. Ah, perché suo marito lo ha gettato. Dio santo. Sono più di 2 anni che se n'è andato. Più di 2 anni, signora. Lei deve pensare che c'è un angelo in cielo che la protegge. Questo è vero, questo lo sento. Anche perché signora, non è oggi, non è domani. Andremo tutti là. Oh, ha capito. Allora perché farsene un cruccio? Un cruccio no, però è la mancanza. È la mancanza, certo, mi rendo conto. Quanti anni di matrimonio avete fatto voi e la buon'anima?
60 anni di matrimonio. 61, alla sì. Faccia del cazzo, signora. Complimenti, complimenti. E più di 8 anni di fidanzamento. 68 anni insieme. Sì. Ma non ci sono più le coppie di questo genere, purtroppo. Purtroppo adesso le ragazze, signora, le ragazze hanno la passera che gli brucia. Cambiano scambiano una continuazione, c'hanno le ciuce fresche. Prendono uno, lasciano un altro. Adesso ecco. I matrimoni non riescono a durare più di 3-4 anni. 68 anni con lo stesso uomo, lei dovrebbe andare a finire nel Guinness dei primati. Adesso parlo con Gerry Scotti. Perché lei dovrebbe. Sì, ma perché lei. Ma signora, adesso chiamo il mio amico Gerry Scotti. Spero che ci andremo a riunire l'altro mondo. Certo, certo. Poi lì starete insieme per l'eternità. Però io parlo della vita, signora. Ma lei quanti anni ha? 86 compiuti. Ma dalla voce gliene avrei dati al massimo 70, guarda. Grazie, ma grazie. Che cara, ma che cara. Sa che cos'è, signora? Adesso non so, magari le sue figlie, le sue nipoti no. Però le ragazze di oggi c'hanno proprio il fuoco grazie a Dio. Ecco. Specialmente le femmine. Sì. Mi hanno molto soddisfatto, mi soddisfanno anche adesso. Ah, lei preferisce le femmine, quindi. Sono sposate. Regolarmente vivono ecco. La loro vita serena. Sì, sì, sì. I maschi sono un po' più turbolenti. I maschietti sono più turbolenti? I maschi sono più turbolenti. Lo vogliono menare dovunque. Io c'ho mio nipote Simone, signora, sapesse che mi fa passare. Sapesse quel mio nipote Simone che cosa mi fa passare. Tira il collo al papero una continuazione. Io glielo dico sempre, ma tu te lo consumi. E lui niente, tira quel computer che è lo strumento del diavolo con tutte quelle donne nude. Che e lui... i telefonini. Signore, lui è lì che tira il collo al papero una continuazione. Roba da farsi venire l'orticaria. Ce l'ha sempre rosso, perché lo tira una è una roba, signor. 5-6 volte al giorno. Ma io dico, ma tu ti ingrossi la prostata, tesoro mio, tu ti fai venire qualcosa. Lui niente, lì che tira. No, zio, mi piace, quello è il figlio di mio fratello. Sì, Simoncino. Noi lo chiamiamo Simoncino, anche se c'ha una sferza proprio. Signora cara, per l'età che ha è una roba. Arriva quasi al ginocchio, penso. Che vuole fare, signora, un po' di pazienza. Purtroppo sono disgrazie che capitano in famiglia. Va bene, allora io direi adesso, se lei è d'accordo, di pregare insieme. Ci facciamo questa preghierina e poi la lascio, va bene, signora? Va bene. Allora preghi con me un attimo solo. Sì, prendo. Certo. Ecco, allora, lei si chiama la signora? Teresa, Teresina. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per la nostra amica Teresa, perché possa sempre stare bene, ascoltaci, o Signore, ripeta con me. Ascoltaci, o Signore. Per Leonida, re di Sparta e valoroso soldato, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per Pollon, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Però lei dovrebbe ripetere i nomi dei santi con me. Mi dica, per Pollon. Per Pollo. Sì, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per San Maurizio Sinopoli, che riesca a trovare la sua strada. Dica, per San Maurizio Sinopoli. Per San Maurizio Sinopoli, che riesca a trovare la sua strada. Ascoltaci, o Signore. Per Lord Froio, ascoltaci, o Signore. Per Lord Froio, ascoltaci, o Signore. Per quella povera disgraziata di Santa Claudia Buonfanti, martire di tutti quelli che lavorano con lei, che possa trovare la pace, la serenità e soprattutto che le possano dare un ufficio da sola, che così lei possa stare in tranquillità e fare le sue cose. Ecco, ascoltaci, signore. Brava. Per San Marcello Calvano. Perché quando fa i suoi bisogni, quando fa le sue cose, diciamo così, intime, feta appestatamente, che possa ritrovare una strada un po' più odorosa, preghiamo. Ascoltaci, signore. Bravo. Per Francesco Marciano, che non lo tiene in una mano, preghiamo. Ascoltaci, signora. Per Lucio Pengue,
che riesca a dimagrire finalmente, perché non se ne può più, che la sua fidanzata si lamenta tanto. Preghiamo. Ascolta, signora. Ecco, signora, io la saluto, la saluto. Perché, ah, l'ultimo. Eh no, Lord Froio, non era Petagna. Ah no, Ciro, hai ragione. Per Ivano Petagna. Ascolta, signora. No, ripeta con me, per Ivano Petagna. Per Ivano Petagna. Che il gusto ci guadagna. Che il gusto si guadagna. Guadagna, ascoltaci, signora. Ascoltaci, signora. Ma soprattutto per Fabio Brescia, ripeto. Fabio Brescia. Perché la smetta di fare lo stronzo con le vecchine. Preghiamo, ascoltaci. Ascoltaci, ecco, signora, io l'abbraccio forte forte. Grazie. La saluto caramente. Grazie. Tanti baci, tanti baci, come se lei fosse la mia nonna. Grazie. Miliardi grazie di baci. A presto. Grazie. Arrivederci, buonasera. Arrivederci. Siamo dei.